Allora, oggi sono andata al mercato a prendere la frutta. Quindi, come mi ha consigliato qualcuno, ho cambiato fruttivendolo. Però ho preso un cestino di fragole, 6 kiwi, un cespo di insalata e questi pomodorini che vedete qui sotto, che saranno, boh, ora non so quantificarli, e ho speso 8,40 euro, quindi non è poco, eh. Tenete conto che il cestino di fragole è, ci saranno 10 fragole all'interno, il cespo di insalata è anche tutto rotto. E vabbè, quindi mercato e questi sono i prezzi. Andando a ritirare un pacco che mi è arrivato per un lavoro che devo fare, però c'è un tempo da lupi oggi, veramente un tempo da caminetto e tè caldo, e in realtà sono 2 giorni che piove e sì, ce n'era bisogno perché c'è stata un po' di siccità in questi ultimi mesi, però la pioggia è un po' deprimente. Comunque adesso vado a ritirare il pacco, poi mi fermo a bere un cappuccino e un dolcetto. Ci vuole.
Eccoci qua, oggi è sabato mattina, purtroppo non ho fatto in tempo a registrare il vlog da caricare per il sabato mattina come consuetudine. Ultimamente non lo sto facendo anche perché a causa della connessione che ci mette un sacco di tempo a caricare i video e quindi magari io li metto in carica il venerdì mattina e per il sabato non sono ancora caricati, quindi vabbè, insomma. E comunque io mi sono rimessa il maglione di lana, perché qui c'è un freddo, c'è un tempo proprio brutto, un tempo da camino acceso, cioccolata calda, cappuccino e così. Allora, vi faccio vedere che cosa ho preso ieri da Tiger e avete visto che ho fatto un giretto, era un sacco di tempo che non ci andavo. C'erano tante cose carine, avete visto le tazze, i piatti, però devo dire che secondo me anche da Tiger rispetto ai primi tempi hanno alzato i prezzi. All'inizio c'erano un sacco di cosine carine a 1 euro, 2 euro, adesso 3 euro, 5 euro, 8 euro e quindi anche le tazze, i piatti erano molto carini. Avrei preso una tazza di quelle lì a fiorellini, però vabbè, di tazze ne ho tante, ma alla fine non l'ho presa perché comunque 3 euro, oddio, non è tanto, però 3 euro di qua, 4 euro di là. Ho preso solo delle cose che mi servivano e sono questi, ve li faccio vedere. E voi direte, ma cosa ti servono? Ti serviva di più una tazza? Eh no, perché chi lavora all'uncinetto o a maglia avrà già capito che io userò questi come borsette portaprogetto, che non sono mai troppe, perché io ho 1000 progetti iniziati, gomitolini dappertutto e quindi mi servono tante borsine. Quindi se volete farmi un regalo, mandatemi le borse portaprogetto anche fatte da voi, perché purtroppo io ho preso dei tessuti anche molto carini, ma non, in realtà non sono molto difficili da fare perché si tratta di cucire i bordi e inserire la cuisse, però non ho la macchina da cucire funzionante. Qui ce l'ho su in montagna e comunque devo sistemarla perché ho perso un piedino, il piedino quello, e devo ordinarlo. E poi è nello scatolone, quindi devo tirarla fuori, devo trovare un posto dove metterla e non ce l'ho. E quindi mia mamma, che ama cucire, non vuole fare questi sacchetti perché si stufa, perché a lei piace fare le cose più artistiche, ricamare le casette con i ricami, le roselline. Questi qui gliel'ho proposto varie volte, fammi delle borse. Ah, delle borse? No, no, non le vuole fare. Vabbè, quindi ho preso questa a quadrettini e in realtà, come vedete dalla fantasia, sono sacchettini che loro avevano messo nel reparto picnic. E poi ho preso questo che ho già riempito con un progetto, anche questo che è carino a fiorellini. È un po' piccolo, se fosse stato qualche centimetro più grande sarebbe stato meglio, perché però vabbè, ho preso questi due anche perché costavano 2 euro, quindi insomma un prezzo accessibile. 2 euro ci sta per questi sacchettini. Poi c'era una bella ghirlanda di sempre fatta con questa fantasia da appendere alle finestre, però costava 6 euro. Ecco, 6 euro no per una ghirlanda, magari la faccio all'uncinetto. Vabbè, insomma, allora io vi saluto per questo vlog così un po' putpurri di cose. È il vlog della settimana, quindi vi ho fatto vedere più o meno che cosa ho fatto questa settimana. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!